Abbiamo rivissuto il Trapani, abbiamo rivissuto il Parma, forse a questo punto avremmo già rivissuto pure il Chievo. Potevamo non tornare anche a Crotone? È ovvio che non potevamo non tornarci. Quindi, bentornati a Crotone nel 2018, perché fu una serie corta quella del Crotone, ma non povera di emozioni. Perché la rosa, ragazzi, qui Ciccio c'era. Qui Ciccio Colari ci stava ancora. Insieme a Hiroto, in quello che fu forse il suo debutto, Morimoto, il cacciatore di coleotteri, Barros de Almeida, che era il regen di Cristiano Ronaldo. No, di chi era il regen? Vuoto cosmico, giocatore meraviglioso, incredibile, fenomenale. Vi faccio vedere le statistiche, tanto per darvi un'idea, ma insomma, chi lo ha vissuto all'epoca se lo ricorderà. Un brasiliano di quelli veramente fatti bene, con tutte le specialità del mondo, una roba surreale. Poi centrocampo composto da Padoin, il talismano, con Pepe. In difesa Pepe O. Lui è una sorta di leggenda storica del canale, non si può non ricordarlo con gioia, ammirazione. Faceva anche CDC, peraltro, eh? Senza specialità, ma ne aveva fin troppe. Stendardo, vabbè, il nostro Willy. In porta Murakami. Poi c'erano Motta, Giovinco, Krasic, Park, Akinfenwa, Shabalala, Billy Ballo, Bentner, De Ceglie, Pandev, Karamoko, Jean-Pierre, il vecchio Jean-Pierre, Kim, Abdel, Dennis, El Tanque, Visconti, De Jong, Gomez, Ibra, Cutrone e Ciciretti. Ragazzi, che squadra, ragazzi, veramente qualcosa di incredibile. Io andrei a giocarmi una partita subito, perché la voglia è tanta e bisogna assolutamente approfittarne. Chi cosa? Chi è? Ah, non c'è Barros. Vabbè, ne faremo tristemente a meno. Tanto c'è Billy Ballo. Hiroto può fare l'esterno alto. Hiroto sa fa tutto. Hiroto sa fa tutto. Così c'è Billy, Curiale e Morimoto. Un attacco meraviglioso. Un attacco incredibile. Privo di punti deboli, ma di tanta ignoranza. Quella non manca mai. E quindi. Sì, risolto. Se fa come te pare. Dunque, io, ennesimo tuffo in un passato che credevo di non riaprire mai più, onestamente, perché sono passati talmente tanti anni, ragazzi, che ne, cioè, penso che nessuno avrebbe pensato che saremmo tornati qui a giocarci una partita con Peppuzzo nostro. Ma io devo farmi una partita con Curiale. Sarà veramente una sorta di crisi mistica la mia. Eccoci all'inizio della Il Coppa meraviglioso Internazionale precampionato di Europea con FIFA. questa gara della prima fase a gironi del torneo Lui è? prestagionale. Nel corso degli anni queste competizioni hanno Giocatore assunto che è un Peppe? ruolo e Mi sa che era un'importanza sempre Peppe. maggiore. Ora sono spettacolari e Oh, possono ragazzi. raggiungere al massimo il Grande livello. Billy, inizia Vediamo i benissimo. giocatori che scendono in campo. Dai, dai. Modulo dalla spiccata vocazione offensiva al Pado. 3-4-3 con cui scendono in campo oggi. Sarà una Il bella sfida, sono Nino. pronto a scommetterci. Seconda No. formazione di partenza del Monaco. Perché? A giudicare Ma dal tanto, volto ragazzi, io fisico che ho lucisce dei il vuoti classico del incredibili in 4-2-2 testa. emerso oggi. Allora, Modulo il sicuramente tra i debutto più internazionale di utilizzati Billy, quale fu? Col sul no, non campo era e su questa col partita Crotone, o in sì? particolare. E Sono curioso di vedere cosa in serbo il soprattutto, il debutto di Hiroto, con quale squadra fu? Cioè, con quale squadra lo scoprimmo? Sono dei dubbi Internazionale atroci, parla eh. cercando il momento giusto. Sto perdendo colpi, ragazzi, sto Si perdendo ripartirà colpi. Su con alcune cose rimessa mi alle rendo mani. conto che la vecchiaia fa brutti scherzi. Rimessa con le mani, battuta E molto soprattutto velocemente. Terlizzi Vuole dov'è? mettere la pressione alla Non difesa. era qua il Terlo? Billy. Billy. Occhio Mazza sempre come corre all'arrivo. Billy. Grande Billy. Occhio al cross. Tenta il colpo Buon in stile intervento calcetto, ma difensivo. non gli viene. Hiroto copri. Copri Hiroto. Hiroto copri. Io Questa Coppa devo Internazionale riuscire a Europea far si fare un gol conclude a alla fine Curiale. con un Devo tiro rivivere quel libero. momento. Credo Devo chiudere il proprio che sarà cerchio. già ai miei tempi. Mamma mia, oh. Azioni Come europee copre, importanti oh. per preparare al meglio la stagione agonistica. Come Dietro di lui copre, una serie di oh. squadre. Grande, oh. Va con i pugni il È portiere. tornato Calcio coso, d'angolo è di tornato Donnarumma. Murakami con i suoi pantaloni da scolaretto del collegio. Dai, dai. Possiamo non prendere gol, cioè io non posso perdere col Crotone, ragazzi. Squadra Cercano col tiki-taka nel troppo momento bella. giusto. Grande pallone verticale. C'è un buon Bravissimo. anticipo. Via. No! Prova ancora il Non riesce a Monaco. uscire il nostro Crotone.
Alla faccia di chi dice che il precampionato è facile. Mamma mia. Aia, Hiroto copre poco. Hiroto va per fratte, Hiroto. Bello! Beh, ma noto che anche qui i campioni non mancano nel Monaco, eh. I campioni non mancano. Billy. Peppe. Peppuzzo, apre bene Peppuzzo. Nagatomo. Billy. Uno che va in mezzo. Crossa in mezzo. E l'arbitro dice che è calcio di rigore. Ma che cosa? Ma non ha fatto niente, poveraccio. Quindi? Che cosa avrebbe fatto? Ah no, cavolo, no, cosa avrebbe fatto? Ha appesi tutti e due, ha affarciati. No, Curiale. Ma non scherziamo. Io non mi ricordo come si tirano i rigori. Bravo Ciccio! Non mi ricordavo niente dei rigori di FIFA 17, ma sicuramente è meglio di quelli di FIFA 20. Ciccio fa vedere che lui... Nonostante siano passati gli anni, Ciccio sta sempre lì, tosto tosto. Grande Ciccio. È una trasformazione impeccabile. Impeccabile, non mi pare eccessivo, però... Che non erano male. Fatti in questo modo i rigori, c'erano il loro perché. Invece di quel maledetto Mirino. Maledetti. Vabbè. Che tanto ci è costato quel Mirino, maledizione. Non importa, il Crotone c'è. Il Crotone c'è, gioca bene tutto di prima. Guarda Morimoto in profondità. Guarda Morimoto. Ci pensa Willy. Mamma mia, Stendardo, che intervento. Fai cuore. Guarda Morimoto. Grandissimo Morimoto. Morimoto. A chi sta palla, Morimoto? A chi la damo sta palla? Su. Morimoto mio. Mi ricordo che non eri questo gran campione, ma... Aia. Ho allisciato. Murakami. Niente. Quando mai. Liscia l'intervento. Il momentum colpisce. Anche a FIFA 17. Ma va totalmente a vuoto. E poco possiamo fare per bloccare l'avanzata del Monaco. Che pure essendo in 10. Acciuffa un pareggio insperato. Inatteso. Imprevedibile. Ce l'avrei alte ma levito. Dunque a questo punto io direi di dare un po' di dinamismo alla manovra mettendo Thiago Motta. Poi Akinfewa, visto che Ciccio ha segnato. E poi quasi metterei. Ci vuole un po' di look. Krasic secondo me può essere l'uomo giusto per dare un po' di bellezza a questa rosa, per affascinare i nostri avversari e fargli abbassare la guardia. La fluente chioma di Krasic in fondo è leggenda. Dai Akinfewa, si può fare. Bellissimo. L'hai saltato. Bravissimo. Niente, Akinfewa ci mette un quarto d'ora a tirare in porta. E sprechiamo anche questa. Ma Thiago Motta ci salverà. Io me lo sento. È lui l'uomo giusto. Mamma mia, santissima. Sono avvelenati questi del Monaco, pur stando in 10. Dai. Billy. Billy è tua, Billy è tua, Niente. Dai Billy. Billy. Krasic, niente, ci ha messo 3 ore a girarsi. Prima si girano i capelli e poi si gira lui. Dai. Hiroto, un po' fuori dal gioco in questa posizione di esterno. Akinfewa, apre bene per Nagatomo. No. Niente. Billy. La palla è buona. Krasic, niente. Oh, non si riesce a chiudere. Impressionante. Mille occasioni ci sono state. E la squadra... Vabbè, io ce l'ho l'arma segreta, su. Ce l'ho. Basta avanzare il nostro Hiroto. Ci pensa Hiroto. La svolta lui.
La svolta di Rodo, la svolta di Rodo. Siamo entrati negli ultimi 20. Rodo già aveva dato prova di grandi cose all'epoca. Può farlo ancora. Può farlo ancora. Non può lui, non può farcela nessuno. Billy è un po' più esterno. L'assistente non ha avuto dubbi, era fuori gioco netto. Palla nuovamente in possesso. Bravissimi. Ma che infeua? No, dov'è quella palla? A chi? Bravo Tiago, lo sapevo che ti avrebbe dato dinamismo. Nagatomo. Nagatomo. È tutto pronto per la sostituzione. Cambio che avverrà la prossima interruzione. Dai, dai, dai. Krasic. Motta. 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 Mamma mia. Che bel tiro, Motta. Ma che fai qua? Probabilmente stanno la Motta in velocità è un po' complicato. Un rimoto. Lo sapevo. Lo sapevo che avrebbe timbrato anche lui prima o poi. Lo sapevo. Che giocatore volevo rimoto. Quante gioie che ci ha dato all'epoca. Questo era un crotone molto orientale all'epoca. C'era un sacco di contaminazione d'Oriente. Morimoto, Nagatomo, Hiroto. Sull'asse orientale, però, quante gioie che ci siamo levati. Anche qui, col crotone, quante palmarès del crotone. Qualcuno se lo ricorda, quello completo? Perché a me, onestamente, un po' sfugge. Dico la verità. Meraviglioso. Rigore di Curiale e gol di Morimoto. Veramente un sogno che si avvera in questo revival. Momento a Marcord purissimo. Però adesso vediamo di andare a PR gol, perché in superiorità numerica e superiorità di punteggio i polli no, eh. I polli no. I polli no. I polli no. Passa via sta palla. Niente, non funziona manco. Manca la spazzata, funziona. Lo stavo per PA. Lo stavo per PA, dai. È chiaro. Due gol al momento, però fanno male. Via, via, via. Bene così. Oh, beh, dai. Pensavo che sarebbe andata peggio. Però il golletto di Curiale ci sta. Il golletto di Curiale era d'obbligo, era assolutamente d'obbligo. Ragazzi, cavolo, che figata comunque. Io... rivivere vecchie serie mi fa veramente rendere conto di quante cose abbiamo fatto in questi anni, di quanti momenti trash abbiamo vissuto, obiettivamente. Cose che andare a raccontare adesso la gente faticherebbe a crederci. Ma noi c'eravamo e quanto ci siamo divertiti. Vabbè, ragazzi, io a questo punto vi saluto. Vi invito a rimanere appunto su queste pagine, mettiamola così, per futuri momenti a Marcord. Se il video vi è piaciuto, come sempre invito a condividerlo per far conoscere un pochino quello che è il nostro passato, la nostra storia, anche a chi magari fosse nuovo. E noi ci vediamo a breve appunto per un nuovo tuffo nel passato che potrebbe avvenire chissà con chi. Vi lascio così, il mistero. Ogni volta cercherò di stupirvi.